Buonasera, per Cane Caccia siamo al termine di gara 2 playoff che si è appena disputata a Villa Santa tra la squadra locale e la squadra di Verbano Luino. La partita è appena terminata con la vittoria dei locali che quindi si sono portati sul 2-0 ed andranno quindi a disputare il secondo turno playoff. Se non sbaglio, credo che la partita sia finita anche a Sarezzo contro l'Esmo, quindi sarà un derby tra due squadre molto vicine. Ho con me i due allenatori con i quali faccio due chiacchiere sull'incontro. Comincio con il coach di Luino. Stavo dicendo, effettivamente, prima dell'intervista, forse Villa Santa un pochino più lunga di voi, magari anche con meno pressione per vincere, perché tutto sommato Villa Santa l'obiettivo non era quello di fare molta strada ai playoff, era di arrivarci. Stasera vi ha messo molto in difficoltà in fase difensiva e i tuoi hanno dovuto faticare molto. Chiaro che sì, abbiamo sudato tantissimissimo per fare canestro, per arrivare vicino al canestro. E ce lo dicevamo fuori intervista, però lo stato di forma in questo momento era abbastanza chiaro, evidente, dove c'era energia e dove si poteva spremere energia era dalla parte di chi ha vinto, questo è innegabile. La pressione... E scusa se ti interrompo, questo si era già, secondo me, un po' visto per l'andamento gara 1, nel senso che gara 1 l'avete comandata sempre, partendo molto meglio. Però la sensazione nella seconda parte di gara era che ci fosse qualche maggiore calo di energia. Eravamo partiti meglio dal punto di vista tecnico. Eravamo pronti di tecnica, ma non per forza con probabilmente l'energia al 100% per reggere un certo tipo di impatto, per reggere un certo tipo di ritmo che alla lunga ci ha messo in difficoltà. Poi sulla pressione, anche noi volendo partivamo da una poca pressione, perché ci siamo detti facciamo il meglio possibile per tutta la stagione. La pressione, se vogliamo, ce la siamo costruita togliendoci tante belle soddisfazioni, perché abbiamo vissuto un campionato splendido, con qualche difficoltà, con qualche inceppamento, ma splendido, che ci ha regalato davvero tante soddisfazioni, che ci ha permesso di giocare una partita in casa di playoff con un clima meraviglioso, che credo sia il sogno di ogni società, che ci ha permesso di trovare un protagonista in ogni partita, in ogni vittoria delle 20 che abbiamo fatte. E quel percorso meraviglioso ci ha messo, sì, se vogliamo, un po' di pressione, dire vediamo, testiamoci, eccetera. Però è sicuramente stata l'energia e non mi si toglierà dalla testa uno stato di forma che è innegabile. La profondità è vero, ma ancora di più è chiunque sia partito in quintetto aveva un certo tipo di impatto fisico su questa serie che alla lunga ha avuto la meglio su magari qualcosa di più dal punto di vista tecnico. Certo. Ti ringrazio molto e rinnovo i complimenti. Soprattutto, come hai accennato tu, il clima in palestra, la correttezza, il calore, tanti bambini, il clima in gara 1 è stato bello spettacolo. Siamo orgogliosi di questo, siamo orgogliosi di aver portato questa cosa in palestra, cioè lavoreremo per questa cosa. Direi che nel nostro tipo di basket, per il nostro livello di basket, dovrebbe essere uno degli obiettivi primari delle società. È un in bocca al lupo che faccio, non che il clima questa sera non fosse positivo, anzi. Ci mancava solo un po' di bambini, perché ovviamente il mercoledì sera non puoi far venire il mini basket. È una cosa che bisogna augurarsi tra tutte le società che vogliono il bene di questo sport e poi ovviamente in bocca al lupo per il proseguo della serie, perché se ci si è meritati il primo passo è doveroso. Vediamo, c'è solo da divertirsi. Ti ringrazio, coach, e in bocca al lupo che hai trattato a seguito. Passiamo ad Adriano. Che dire questa sera? Sicuramente la squadra ha fatto divertire i ragazzi, c'erano parecchi ragazzini del settore giovanile, c'erano tanti tifosi, tutti con la maglietta bianca come la mia. C'è stato un bel clima, una bella partita, tanta intensità, che dire.
sono felicissimo, nel senso che ho visto la squadra giocare, divertirsi, un bellissimo clima in panchina, anche chi entrava, chi usciva aveva sorriso oggi, e il nervosismo delle ultime partite è andato a scemare. Tecnicamente ci sono venute alcune cose in attacco che abbiamo provato a lungo, che abbiamo provato a rifare in allenamento. Abbiamo fatto canestro, è stata una giornata per fortuna in cui siamo riusciti a trovare la via del canestro, e in difesa abbiamo dato tutto. Sapevamo che per fermare il loro quintetto dovevamo difendere alla morte e provare a spingere un pochettino. E anche in attacco, non solo il contropiede, ma anche le transizioni sono state molto buone. E, ovviamente una volta che vai più 10, più 15 è dura anche psicologicamente rimanere sul pezzo, rimanere attaccati. E noi secondo me sì, siamo un pochino più profondi di loro, magari meno talento oggettivamente sui singoli nei primi 5 come valore assoluto, però dopo un po' più di profondità, questo ti permette di ruotare di più e di arrivare più fresco alla fine, che è quello che è un po' successo nella partita dell'andata, no? Sì. Abbiamo ribaltato il risultato nell'ultimo quarto, hanno sempre stati avanti loro meritando, noi forse alla fine ne avevamo un po' di più e abbiamo difeso alla morte in un solo quarto. Oggi ho detto ragazzi, dobbiamo cominciare così dall'inizio, non può essere una partita dove ci troviamo sotto di 10 e recuperiamo. Ho fatto una scelta un po' azzardata non mettendo un play ufficiale nei primi 5, ma mettendo un gran difensore che ha marcato abbastanza bene i palazzi secondo me, e ha pagato questa cosa perché siamo andati sopra subito, e loro, il merito loro è stato quello all'inizio di avercela messa tutta. Abbiamo fatto tanta fatica nonostante giocassimo, comunque avessimo giocato bene sul finale. Ovviamente poi dopo nell'ultimo quarto, andando più 28, più 30, i giocatori sono molto rilassati. Mi scuso anche per il minuto che ho chiamato a 5 minuti alla fine, ma era perché non mi piaceva l'andazzo, cioè non è verso di loro, ma sei, può essere più 50, più 100, più 2, non puoi smettere di giocare, sederti, deve essere proprio un atteggiamento mentale in cui continui a fare le tue cose, rispettando l'avversario continui a fare le tue cose. Hanno fatto discretamente bene i piccolini che sono entrati dopo, si sono divertiti, da 2001, insomma, molto giovani. Il canestro il piccolino, sì, il playmaker ha segnato dalla punta. Faccio complimenti a loro perché hanno fatto veramente una stagione bellissima, sono stati dei rivali molto tosti, abbiamo preparato la partita in settimana con un po' di preoccupazione perché li temevamo, però insomma sono molto contento, vi faccio i complimenti ancora e sono contento per questa semifinale. So già che non mi direi nulla per scaramanzia sul derby contro l'Esmo, ma devo dire che quale miglior epilogo della stagione che un incontro contro i vicini. È un derby per noi e l'Esmo, quindi sicuramente ci saranno le palestre piene. Sì, questo tra l'altro abbiamo vinto una partita a testa nel girone, quindi hanno vinto loro l'andata e noi al ritorno facendo una partita difensiva pazzesca. Ma loro sono più forti, sono arrivati prima. Loro hanno meritato il primo posto in campionato, noi ci batteremo con le nostre armi, vediamo. Grazie, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima intervista con Canicaccia. Ciao.